Bentornati nella mia cucina. Come ha iniziato la scuola? Cosa vi raccontano i vostri figli? Voi come avete ripreso il lavoro? Magari mi raccontate da dove vi state collegando, così sperando che Facebook mi permette potrò salutarvi personalmente. Allora, ho voluto dedicare questa diretta a una ricetta a base di basilico, ma senza fare il classico pesto al basilico, perché il pesto al basilico ormai lo conosciamo tutti. Siccome voglio sempre portare una ventata nuova, un'idea nuova nella nostra cucina, ma anche a capire i benefici di quella ricetta, di quelle che ci portano gli ingredienti della ricetta per il nostro benessere, per me sono importanti. Dunque, è quello che io imparo per me stessa, felicemente, amorevolmente, condivido con voi, perché proprio questo è il senso del studiare, dell'imparare qualcosa, il condividere con gli altri, perché tutto quello che una persona va a migliorare, diciamo, nella sua vita attraverso lo studio, lo può donare ad altre persone che hanno ovviamente lo stesso interesse. Ecco, questa cosa a me veramente mi colora la vita o mi porta i fiori davanti al mio cammino, se possiamo dire anche così. È una ricetta molto semplice, come sempre, le mie ricette abbastanza semplici. Mi sono avvantaggiata nel soffriggere quello che c'è da soffriggere all'inizio. E in questa maniera posso, diciamo, anche dimezzare o insomma accorciare i tempi della diretta. Ora non so se la vedete, ma l'alzo e la mia padella vulcanica diametro 28 con il ricoperchio Smart Dynamic, vedrete quanti benefici mi porta, quanta semplicità, quanto risparmio mi porta lo Smart Dynamic alla mia ricetta. Nella padella vuota, senza niente, non ho fatto altro che mettere del guanciale, perché adesso con il freddo, con i primi giorni, con le temperature più basse, il grasso ci sta proprio bene. Anche dal punto di vista ormonale, i nostri ormoni, nella produzione ormonale, il nostro organismo ha bisogno di grassi buoni. I grassi buoni sono anche i grassi, tra virgolette, che magari venivano percepiti cattivi, no? Quelli del maiale, per esempio. Ma basta che non diventano cattive attraverso il sistema di cottura. Siccome il sistema Magic Cooker mi permette di cucinare a basse temperature, ecco, le sostanze cattive, cancerogene, che si formano nella trasformazione del grasso, ma superati i 170-180 gradi, in questo caso non ce l'abbiamo, perché attraverso il sistema Magic Cooker, il sistema Venturi, noi riusciamo a mantenere i 97 gradi di cottura. Ora, nella padella, senza nulla, ho leggermente abbrustolito il guanciale, senza nulla perché ovviamente c'è del grasso. Ci metto un bel po' di foglie di basilico, che li metto intere. Perché? Perché nelle foglie del basilico ci sono conservati, nelle sacche oleifere, c'è conservato il suo olio essenziale, che è altamente volatile, ovviamente. Che per diventare, cioè per liberarlo, diciamo, e poi per essere assorbito dal nostro organismo, ha bisogno di essere, diciamo, liberato dalle sacche oleifere. Come? O attraverso lo sfregamento delle foglie di basilico, no? Presa una foglia di basilico, basta che strofini la fogliolina e si sviluppa questo odore dell'olio essenziale che è contenuto, vi dicevo, nelle sacche oleifere nella fogliolina. Tritandolo, ma anche mettendolo al caldo, perché attraverso la temperatura, che comunque sono solo 97 gradi, la temperatura che noi abbiamo nella padella sotto il sistema Magic Cooker, l'ottimizzatore di cottura Magic Cooker, riusciamo a liberare i suoi principi attivi, che sono fantastici. Poi andremo a parlare in maniera più approfondita. Dunque, l'ho lasciato un attimo in tal modo che ha preso, insomma, che ha rilasciato, si è riscaldato e ha lasciato i suoi oli essenziali nella mia pentola. Aggiungo l'acqua aggiungo la pasta. Se faremo un primo piatto oggi, ho scelto le mafalde ricciole perché sono gioiose, sono
giocose. Ecco, dobbiamo guardare anche questo aspetto in quello che noi proponiamo. Ho aggiunto l'acqua fredda che mi permette di abbassare velocemente la temperatura della pentola. A questo punto posso anche alzare poi il coperchio e mescolare per bene per far bagnare praticamente tutta la mia pasta. Ora, una volta che la quantità d'acqua e la pasta sono già dentro, non mi rimane che portare di nuovo alla temperatura di cottura, cioè 97 gradi. Significa che alzo di nuovo la fiamma al massimo, in tal modo da arrivare velocemente a 97 gradi di cottura, per riprendere praticamente l'ebollizione. Dopodiché continuerò per pochi minuti, vedremo man mano che ci arriviamo lì, per pochi minuti a fiamma bassa. E poi lasceremo in autocottura perché ho il sistema Smart Dynamic. È veramente intelligente questo sistema perché mi permette, attraverso l'abbinamento con le Black Diamond o con la Vulcanica, ma anche con la Perfetta, mi permette di cucinare in autocottura senza fuoco fino a 15-20 minuti, in base anche a quanto ingredienti, diciamo, la quantitativo che c'è dentro alla pentola, perché sono pentole di alto spessore che assorbano il calore dal fuoco, lo trattengano e lo liberano, lo rilasciano poi lentamente insomma, nella cottura, diciamo, del nostro cibo. Quello che ci fa risparmiare di gas, direi, da una cottura tradizionale, quando si fa separatamente il sugo, diciamo, insomma, il condimento, e separatamente si cuoce la pasta, qui facciamo il tutto insieme in autocottura da un certo momento in poi. Quello che secondo me fa risparmiare minimo 80% del consumo di gas necessario per fare semplicemente una ricetta, un primo piatto, ok? Adesso, non so se notate, si vedono i vapori che fuoriescano. Posso abbassare al minimo. Alexa, timer 2 minuti. Gli do solo 2 minuti di fiamma bassa. Perché gli do questi 2 minuti di fiamma bassa? Perché in questa maniera sono sicura che diciamo, il processo di cottura è uniforme nella mia pentola. Andrò anche a mescolare un'unica volta, confronto a 3 volte quando cuciniamo con il sistema Classic Magic Cooker. Dunque risparmio anche sul movimento, insomma, sulla l'attenzione che devo dedicare alla mia pietanza, molto molto semplice veramente, e avrò, ecco, la sicurezza di poter cuocere la pasta al punto giusto. Importante beccare, diciamo, cioè misurare la quantità di acqua in maniera corretta, ovviamente. Comunque, se è troppo poca, possiamo aggiungere l'acqua da sopra il coperchio, ma lì bisogna accendere di nuovo il fuoco se siamo già in autocottura, o altrimenti accendere un pochino la fiamma. Nel caso che è troppa acqua che abbiamo messo, possiamo alzare la fiamma, cioè riaccendere eventualmente quando siamo alla fine, se vediamo che è troppo acquosa, possiamo riaccendere il fuoco, andare a fiamma alta in tal modo da far evaporare l'acqua in eccesso. Cioè, è veramente facile, facile anche a i ragazzi, i miei figli, lo sanno benissimo utilizzare il sistema Magic Cooker perché è veramente a portata di bambini, direi da 8 anni in poi. Ecco, se volete far divertire i vostri figli, si possono divertire facendo delle ricette fatte da loro che poi serviranno alla famiglia, ma ci avranno la soddisfazione di aver preparato loro il pranzo. Queste piccole soddisfazioni che noi riusciamo a dare ai figli non fanno altro che renderli più responsabili. Aumentare di autostima, autostima che è importante nel loro cammino, praticamente a vita. Se noi riusciamo a rinforzare la loro autostima già da piccolini, dare delle responsabilità, Alexa, timer stop, dargli insomma la possibilità di fare anche sbagliando, perché nessuno è perfetto, ecco, questa cosa renderà i nostri figli autosufficienti, forti, preparati per la vita. Vabbè, questo è stato un altro argomento, diciamo, non attenente alla ricetta. Comunque, spengo il fuoco. Alexa, timer 6 minuti.
Siccome questa è una pasta che ha 8 minuti di cottura, ecco, gli do solo 2 minuti tempo di a fiamma bassa dal momento che sono fuoriusciti i vapori e lascio in autocottura questi 6 minuti e non la tocco. La stessa cosa se avessi avuto una pasta da 12 minuti di cottura. Avrei dato sempre solo 2 minuti di fuoco a fiamma bassa una volta che fuoriescano i vapori, dopodiché la restanza di 10-11 minuti la lascerei a fuoco spento. Quello che, vabbè, poi ci sono ingredienti finali perché diciamo la ricetta non è finita qui. Allora, vi dicevo che ho scelto le mafalde. Prima di tutto le mafalde come forma perché sono giocose, gioiose. Sono questi, i bordi, diciamo, no? Tipo dentellati, insomma, tipo le onde del mare perché l'estate è appena finita, stiamo rientrando nell'autunno. Dunque ci porta, diciamo, no, la gioia delle vacanze, del mare o dei fiumi, insomma, laghi, chi non c'ha il mare vicino. E la pasta che ho scelto è integrale. Integrale perché il carico, diciamo, glicemico è un po' più basso, aumentiamo la quantità di fibre che viene aggiunta nella nostra pietanza. Aumentando la quantità di fibre, ovviamente andiamo a stimolare, diciamo, l'evacuazione dell'intestino. È importante, il transito intestinale è veramente essenziale se vogliamo avere una vita in salute. Tutto questo abbinamento con il basilico che viene usato in questa ricetta, diciamo, in maniera un po' alternativa, ma comunque di basilico ce n'è tanto veramente, cioè come foglie, diciamo, perché ci andremo anche a mettere dopo queste foglie. Perché il basilico, che magari chi ce l'ha nel vaso, chi ce l'ha nell'orto, adesso inizia già a perdere, diciamo, della sua bellezza, perché con le temperature più basse, a parte che ha fatto già i semini, no? E allora cala, diciamo, anche il verde delle foglie, perché iniziano a finire, diciamo, come pianta, la sua vita, ecco, inizia a finire. Dunque bisogna raccoglierlo. Ecco, è tutto collegato. Ecco, il basilico, nei suoi nutrimenti, diciamo, i suoi componenti contenuti proprio nelle foglioline del basilico, troviamo la vitamina K, troviamo il manganese, il rame, la vitamina C, ma il magnesio anche, che ci riesce a dare quella tranquillità, serenità, diciamo, no? Ma contribuisce anche a una buona trasmissione del segnale, diciamo, dal cervello verso i nostri muscoli, verso il movimento, per i crampi muscolari, per esempio. Troviamo nel basilico anche del calcio, del ferro, della vitamina A, provitamina A e il beta-carotene che è presente all'interno. Che ci aiuta a mantenere magari l'abbronzatura conquistata, direi, durante l'estate. Troviamo lì anche l'acido folico, importante per le donne in gravidanza specialmente, ma anche nella terza età per i bambini nel periodo di crescita, e soprattutto troviamo degli omega 3. Non so se lo sapevate, ma ci sono anche degli omega 3 nelle foglioline di basilico. Secondo me, se volete fare il pesto, per fare un buon pesto, personalmente, dalle ricerche fatte, diciamo, dallo studio, ma anche, diciamo, dalla pratica, è molto meglio raccoglierli, lavarli, asciugarli per benino, con un canovaccio magari, e congelarli, per poi, una volta congelati, per poi fare il pesto, insomma, con gli ingredienti del pesto. Per evitare di aggiungere i cubetti di ghiaccio durante la trituratura, diciamo, del tutto. Ecco, specialmente adesso con il rientro alle scuole e i contatti, diciamo, aumentano, il basilico è veramente importante perché dai studi fatti sul basilico si è visto che è un potente antibatterico, ma è un antibatterico che agisce sullo stafilococco, sullo enterococco, sulle escherichia coli, per esempio, sono alcuni dei batteri su quale basilico c'ha questo effetto antibatterico. E direi che adesso è il momento, ecco, di magari di aumentare la quantità di basilico che andiamo a inserire nella nostra dieta tutti i giorni. Sempre nel basilico troviamo dei flavonoidi, tra l'altro. Questi flavonoidi riescono a proteggere effettivamente la struttura delle nostre cellule, ma anche dei nostri cromosomi. Proteggere da cosa? Dai danni provocati dalle radiazioni,
radiazioni iniziano già dal telefonino, per esempio, o il wifi e così via. Danni causati anche, che possono essere danni causati anche dai radicali liberi, il famoso stress ossidativo. Dunque, il basilico, con i suoi flavonoidi contenuti dentro, ci aiuta a proteggerci dai danni causati da radiazioni e dai danni dello stress ossidativo. Si è visto che nel basilico troviamo anche l'eugenolo, che l'eugenolo di solito è presente nel chiodo di garofano, è un anestetico, ecco, se vi ricordate l'anestetico, no, del dentista, quando ci andate dal dentista, no, quell'odore, diciamo, dell'eugenolo, l'eugenolo è presente anche nell'olio essenziale di basilico. Questo eugenolo ha un effetto antinfiammatorio. Dunque, come si manifesta questo effetto antinfiammatorio? Praticamente inibisce l'enzima che provoca l'infiammazione, dovunque essa sia, Alexa, stop. Iniziando dal cavo orale fino all'uscita, diciamo, dell'intestino. E ovviamente, come tutte le piante, direi, frutta, verdura, erbe aromatiche, tutto quanto, ha un grande potere ossidativo. Questo potere antiossidante, questo grande potere antiossidante è aumentato ancora anche dal mio dado vegetale. Il dado vegetale, che è un non plus ultra, cioè un must in qualsiasi ricetta, perché mi dà la potenza, i benefici di tante erbe aromatiche che sono contenuti dentro e mi permette di abbassare, dimezzare la quantità di sale che io vado ad aggiungere. Ora, voglio ulteriormente condire, aumentare i benefici del basilico nella mia ricetta. Invece di andare con una ventina di foglie di basilico, nel olio extravergine di oliva che lo utilizzo come vettore, metto solo una goccia, direi, perché una goccia è veramente molto molto potente, è da 70 fino a 80 volte più potente della pianta stessa, della pianta fresca, dai, cadi. E questo mi permette di avere, diciamo, un'aromatizzazione veramente potentissima. Oltre questo olio, aggiungo altre foglioline fresche di basilico e soprattutto ho tagliato dei cubettini di questo è un pecorino semistagionato, ecco, non troppo stagionato perché è troppo salato e dà una nota un po' troppo forte, non dolce perché è troppo dolce, a cubetti perché a cubetti ci riesce a dare, no, quella, insomma, ogni qua e là, insomma, ci troviamo questa cremina che si forma mentre andiamo mentre il formaggio si scioglie con il caldo. Solo adesso alla fine vado a scolare il coperchio, perché qui sotto il mio coperchio è avvenuto il riciclo del vapore, cioè praticamente tutti i principi nutritivi di cui noi abbiamo parlato, specialmente il basilico, cioè i benefici del basilico che si sono condensati qui sotto il mio coperchio, adesso li scolo dentro. Sono rimasti dentro grazie alla forma dei fori venturi. La pasta è perfetta. A questo punto posso aggiungere i cubettini di formaggio, le foglioline di basilico che li rompo ovviamente con le mani, senza tagliare il coltello per non evitare l'ossidazione, e aggiungere questo olio aromatizzato, olio extravergine aromatizzato con olio essenziale di basilico. Gli oli che sto utilizzando sono con certificato di purezza testato e garantito, non sono gli oli che sono in commercio. Okay, non facciamo questo errore perché non garantisco niente. Io questi li ho scelto da usare per il benessere della mia famiglia. Ci abbiamo risolto veramente tanti problemi di salute, anche febbre, influenze, raffreddori, broncopulmonite e così via, varie cose, solo con l'utilizzo degli oli essenziali. Questo non esclude ovviamente il farmaco, ma il farmaco si prende solo in estrema urgenza. Dunque, la mia ricetta è pronta, anzi, ve la voglio far vedere, non so perché l'ho toccata. Eccola, facile, facile, veloce, veloce, molto, molto benefica per il mio organismo. Vediamo se riesco a leggere qualche
commento che ultimamente non mi fa vedere niente. Ecco, aspetta, aspetta, aspetta. Paola, sono riuscita a vederti nella diretta. Ciao Paola Verde, un abbraccio. Vediamo, c'è Maria Cammarata, buon pomeriggio carissima, non vedo proprio tutto, ma insomma almeno i nomi. Poi c'è, se riesco a vedere, Natalina Tagliacozzo, bentornata nella mia cucina. Vabbè, poi vi leggo, sapete che vi leggo tutti quanti, ecco, anche se adesso non mi permette il Facebook di vedere. Grazie per la condivisione, Francesco Nocera. Per vedere esattamente tempi e ingredienti per iscritto, che è molto più facile che vedere tutta la ricetta, basta iscrivervi gratuitamente al canale YouTube La Cucina di Elisa Sesto. E se volete veramente scoprire tante ricette autunnali, tutte insieme, partendo non solo dalla cucina effettiva, cioè antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, ma anche tisane, come fare un buon vin brûlé o il grog. Siete invitati stasera alle ore 21. Abbiamo una diretta che andrà in onda su un canale Facebook chiuso che si chiama Viaggio Aromatico. Se volete partecipare gratuitamente senza nessun impegno, fatemi sapere e vi inviterò nel gruppo da poter seguire questa ricetta e queste ricette. Sarà veramente una serata stupenda, dedicata proprio all'autunno, all'alimentazione, al benessere. Perché noi alla fine siamo quello che mangiamo, è decisivo quello che noi mangiamo. Ecco, non vi voglio trattenere di più, vi ringrazio infinitamente dal profondo del mio cuore, sono felice che mi seguite, che ovviamente spero che vi piaccia quello che vi sto insegnando, perché altrimenti non ci saresti qua. Ci vediamo il prossimo giovedì, sempre alle ore 15, e per chi vorrà stasera alle 21. Un abbraccio, ciao!